Ciao ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi voglio rispondere a molte richieste da parte vostra che ci sono pervenute, proprio a seguito di quello che sta accadendo nel mercato delle aste, ormai da un anno, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, la sospensione delle vendite, quindi degli immobili pubblicati in asta. Se vi piacciono questi argomenti, come sempre, io vi invito a iscrivervi al canale ed attivare le notifiche, in modo tale che nelle prossime uscite potrete avere la notifica da parte di YouTube per non perdervi tutti gli aggiornamenti. Allora, innanzitutto iniziamo a fare un po' di ordine tra quelle che sono le varie richieste che ci avete fatto, le domande sia all'interno del gruppo Facebook, tramite email, tramite contatti privati. Allora, facciamo un po' un riepilogo. Innanzitutto, le aste vi dico che continuano ad andare avanti. Ora, già da un anno a questa parte ci sono state delle sospensive per quanto riguarda alcuni immobili in asta e soprattutto parliamo degli immobili prima casa. Ora, prima l'anno scorso, durante il periodo Covid, con il decreto Cura Italia erano state sospese le vendite in asta fino a dicembre. Poi, a seguito del decreto milleproroghe, questa sospensione delle prime case è stato, diciamo, allungato, è stato prorogato fino al 30 giugno 2021. Questo che cosa significa? Significa che tutti i possessori di un immobile oggetto di pignoramento, ma che è sostanzialmente prima casa per queste persone, non può essere venduto. Le seconde case, e quindi tutti quegli immobili che non hanno un riferimento come prima abitazione principale, continuano a procedere nella vendita in asta. Quindi ci sono un sacco di aste, un sacco di immobili che sono stati venduti in asta durante questo anno appena passato, proprio a seguito di questa pandemia. Cerchiamo di capire che cosa significa innanzitutto prima casa o seconda casa del debitore. E soprattutto è importante capire perché questo è avvenuto. Innanzitutto hanno voluto sospendere le vendite per quanto riguarda la prima casa per un paio di motivi. Innanzitutto per cercare di agevolare gli esecutati, nonostante siano comunque persone che in qualche modo, per via di quello che è successo a livello mondiale, per via appunto di perdita del lavoro, anche se sono stati bloccati i licenziamenti in alcuni casi, situazioni comunque hanno continuato a lavorare le persone, si è deciso di sospendere, almeno per quanto riguarda la prima abitazione, di andare incontro a queste famiglie, nonostante tutto. Un altro motivo è quello proprio di evitare eventuali assembramenti nel caso in cui appunto si andava a mettere in vendita la prima abitazione, all'interno c'erano le persone chiaramente che abitavano e quindi per evitare assembramenti si è deciso, prima, ripeto, con il Cura Italia, ora con il milleproroghe, di evitare questa situazione qua. Perché generalmente è chiaro, se è una prima abitazione, all'interno è molto probabile che ci vivano delle persone. Diverso invece per la seconda casa. Potrebbero viverci, come no, ma molto spesso no. Quindi per queste due motivazioni si è deciso di sospendere e di dare un aiuto sostanzialmente, oltre che per evitare alcune situazioni spiacevoli. Adesso, come sapete, fino al 30 giugno 2021, questo stop delle vendite della prima abitazione, delle prime case, è stato prolungato. Ma per quanto mi riguarda, e chiaramente questo non possiamo saperlo, però io credo e sono molto certo di questo, che siccome sarà passato al 30 giugno 2021, ormai più di un anno, quasi un anno e mezzo, da quando sono entrate in vigore diciamo queste sospensioni, a seguito anche di ciò che sta accadendo a livello politico, credo fermamente, per una serie di ragioni, che al 30 giugno non ci sarà una nuova proroga. Quindi verranno nuovamente messe in vendita anche le prime abitazioni. Anche perché adesso, a seguito del nuovo potenziale governo tecnico che ci sarà, le banche avranno un potere maggiore per una serie di motivi che non voglio approfondire all'interno di questo video, avranno una motivazione in più, avranno una forza in più per poter andare a stringere quelle che sono
le situazioni di difficoltà di alcune famiglie. Ora, difficoltà, ripeto, volute o non volute, non stiamo qui a ragionare, non è questo il video specifico, ma sappiate che per quanto mi riguarda, poi vedremo il 30 giugno cosa succederà, secondo me non ci sarà nessuna proroga e entreranno nel mercato delle vendite in asta quelle abitazioni che erano state sospese o addirittura non sono mai entrate, non sono mai state pubblicate perché facevano parte di quelle che, di quella che è la prima abitazione. Dei dati dicevano che ormai già nel 2020 si parlava di circa 300.000-350.000 nuove abitazioni, nuovi immobili. Poi, parliamo di immobili perché poi quando parliamo di immobili ci sono sia le case, sia i terreni, sia i fabbricati. Parliamo di immobili, però la maggior parte sono abitazioni. 300.000 nuove abitazioni che sarebbero andate in asta. Ora, non ho un dato certo adesso di ciò che, di quante saranno a seguito dei licenziamenti che comunque poi si sbloccheranno adesso, quindi lo stop ai licenziamenti si sbloccherà a breve. Ci saranno molte attività in difficoltà a seguito di ciò che sta accadendo a livello mondiale. Io credo che, non dico il doppio, ma presumo, poi verificheremo, poi casomai quando arriverà il momento, a giugno, in estate, potremo casomai riguardare questo video e vedere se in qualche modo ci siamo avvicinati a questo dato. Secondo me saranno almeno 500.000 le abitazioni tra prima casa, seconda casa che arriveranno, si sbloccheranno e verranno messe in vendita in asta. Ora, ci sono tanti video sul canale dove spiego che c'è la possibilità di aiutare queste persone per chi chiaramente ha voglia di essere aiutato e c'è la possibilità di capire anche in quelle situazioni dove non c'è stata difficoltà da parte del debitore, insomma una serie di situazioni dove poi potete capire come partecipare in asta. Se trovate i video sul canale, datevi un'occhiata e se avete delle domande eccetera eccetera, lasciate chiaramente come sempre un commento sotto ogni video. Innanzitutto qualcuno di voi mi ha chiesto che cosa significa nelle aste il termine prima abitazione. È molto semplice, è esattamente quello che viene scritto, quello che si legge, cioè tecnicamente è quell'abitazione dove è quell'immobile dove i proprietari, a seguito del titolo chiaramente di proprietari dell'immobile, hanno identificato quell'immobile come prima abitazione, quindi un immobile nel quale vivono, dove possono viverci due coniugi piuttosto che anche dei minori o anche un nucleo familiare composto da più persone. Quindi quando si parla di prima abitazione è proprio riferito a questo. E quindi quando il giudice, a seguito di una richiesta per esempio della banca di procedere con il pignoramento dell'immobile, verifica effettivamente se quella è adibita a prima abitazione, se all'interno ci vivono delle persone. Ora è chiaro che qualcuno penserà, se ho un immobile in difficoltà ma è una seconda abitazione, ci vado a vivere, non verrà sospesa quell'asta perché è una seconda abitazione. È chiaro che le prime abitazioni possono essere solamente una, non possono essere più di una prima abitazione. Quindi se avete una prima o una seconda abitazione e la seconda abitazione non è abitata ma volete in qualche modo occuparla, non riuscirete a bloccare quella che è la vendita in asta, anche perché in molte situazioni ci sono degli immobili proprio come seconda abitazione che sono stati messi a reddito, quindi ci sono degli inquilini con un contratto all'interno e queste case comunque continuano nella procedura normale della vendita in asta. È chiaro che a seguito di questo prolungamento degli stop della vendita di prima casa, delle prime case, il creditore non può fare nulla, per esempio la banca non può fare nulla per entrare in possesso di quello che è il credito, soprattutto, ripeto, se parliamo delle prime abitazioni. Quindi dovrà attendere il momento in cui si sbloccano questi stop e poi chiaramente questi immobili verranno messi in vendita. Quindi il mio suggerimento, come sempre, è che se avete un immobile che in questo momento è la vostra prima casa, il mio suggerimento è non aspettare il 30 giugno, perché molti hanno avuto la fortuna di avere questo stop, ma non hanno fatto nulla per risolverlo. È
chiaro che qualcuno dice non ho i soldi, non è un problema, non è un problema, perché se ci contattate molto probabilmente possiamo aiutarvi a risolvere il debito, perché a seguito dello sblocco delle vendite delle prime case, purtroppo poi quelle case andranno in vendita in asta e lì non si potrà fare molto. Quindi il mio suggerimento è: prendete al balzo la palla, come si dice, contattateci, perché se in questo momento non avete ancora la casa pubblicata in asta o per fortuna è stata bloccata a seguito di questo, prima del Cura Italia e poi del decreto mille proroghe, il mio suggerimento è contattateci. Qui sotto trovate il link che vi porta al sito internet nella sezione contatti, descriveteci il vostro problema, descriveteci appunto la situazione, perché risolverla prima è meglio che curarla dopo, così come un detto dice a livello medico, meglio prevenire che curare. Un'altra cosa interessante per chi ha la prima abitazione, quindi è stata bloccata la vendita, è che il custode non può accedere all'interno dell'immobile. Quindi non solo il creditore non può avvalersi di chiedere la vendita in asta, perché c'è un decreto in essere, ma anche il delegato alla vendita non può accedere all'immobile, proprio perché quindi non si possono fare visite, non si può fare nulla, perché è tutto sospeso. Quindi volevo darvi queste risposte all'interno di questo video. Se avete altre domande, scrivetelo qui nei commenti. Vi invito a consultare il link che avete trovato qui in descrizione e attivare le notifiche e lasciare un like a questo video. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!